Lorenzo Sentino, WeTrading.eu in collegamento con noi. Ciao Lorenzo. Buonasera a tutti, ciao Giacomo. Ti do intanto una notizia di poco fa, è proprio un flash news che di fatto è arrivato dopo i nostri aggiornamenti dagli Stati Uniti, una notizia che riguarda i trasporti e i viaggi. L'America riapre ai viaggiatori vaccinati dall'Unione Europea al Regno Unito. Green Pass che diventa obbligatorio in tutto il Vaticano, l'abbiamo detto, ma insomma l'ulteriore novità che riguarda Green Pass e vaccini è questo. L'America riapre ai viaggiatori dell'UE e del Regno Unito, ovviamente vaccinati. Lorenzo, torno da te, vengo da te per commentare innanzitutto il Nasdaq, non l'abbiamo ancora fatto e allora facciamolo. Nasdaq 100 a 15.056 meno 1,58%, Nasdaq Composite a meno 1,96%, con ovviamente i FANG tutti in qualche modo in fase di forte vendita. Segnalo Tesla che perde oltre il 4%, Facebook il 2,33%, Amazon il 2,56%, Apple il 2,13%. Lorenzo, a te la parola. Beh sì, hai detto bene, il mercato sta reagendo male e qui ho messo in figura il futures sul Nasdaq CME e noti che siamo arrivati a 15.031 di futures, livelli che avevamo in qualche modo anticipato la settimana scorsa, avevo detto 15.150, stiamo andando anche oltre. In realtà in queste ultime ore stavo analizzando dove poteva spingersi questa correzione perché non è facile probabilmente adesso passare da un mercato rialzista a un mercato ribassista. Abbiamo ancora una piccola finestra, diciamo, di spiraglio per i longhisti, quindi per chi vuole rimanere long, perché comunque la tenuta dei 14.700 punti di Nasdaq per me è ancora pienamente un mercato rialzista. Quindi che ben venga magari la correzione su questi livelli, perché significa che poi a giro tanti altri titoli potrebbero ancora correggere anche di un 5-10% e poi magari chi vuole costruirsi un portafoglio e potrebbe essere interessante. Da un lato quindi penso che il mercato si stia preparando alla ricerca di un supporto importante da cui costruire magari un trend di fine anno abbastanza corposo e rialzista, e dall'altro invece magari qui iniziano ad esserci un po' di gioco forte tra chi appunto magari vorrebbe spingere al ribasso il mercato e chi adesso deve ripresentarsi, e parlo appunto della Fed, ripresentarsi con forza e decidere se sostenere ancora una volta diciamo la borsa americana o se invece mollare del tutto, e questa sarebbe sicuramente una catastrofe. Quindi c'è un gioco forte che rende volatilità elevata, infatti il VIX oggi è salito tantissimo e questo indica che siamo su dei giorni, secondo me, di equilibrio importanti. Ricordiamoci che il Nasdaq, l'S&P è da un anno e anche oltre che salgono lentamente o se scendono scendono lentamente, quindi una giornata di meno 1,89 non è una normalità, è quasi un'eccezione. Magari si è presentato, non lo so, 10 volte ogni 100 giorni un range così importante rispetto al tipico meno 0,50 o più 0,50. E quindi ogni volta che si presenta una percentuale di movimento così forte, rialzo o ribasso, sicuramente qualcosa di importante dovremmo attenderla immediatamente nei giorni successivi. Attualmente quindi dico che la tenuta dei 15.000, seppur quindi un valore tondo e anche psicologico, potrebbe non riuscire e per me quindi, per concludere diciamo la visione sul Nasdaq, un 14,8 o un 14,7 a sorpresa li potremmo vedere. 14,8 e 14,7, parlando di Nasdaq, dunque,
Peraltro, invece, per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500, ribadisco quello che ha fatto sapere proprio oggi Morgan Stanley. Sebbene risulti ancora essere lo scenario peggiore, Morgan Stanley considera possibile la diminuzione del 20% per quanto riguarda l'S&P 500, che è il paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. Lo ha scritto Mike Wilson in una nota, che è lo Chief US Equity Strategist e Chief Investment Officer della banca d'affari statunitense, in una giornata in cui, come vediamo, le borse globali sono in pesante ribasso a causa di prospettive più cupe derivanti provenienti dalla Cina e dalla possibilità anche che la Federal Reserve inizi il tanto temuto tapering, il ritorno a una condizione di normalità monetaria dopo un periodo di sostegno forte da parte della Banca Centrale Americana. Morgan Stanley ha delineato due principali scenari per i mercati azionari statunitensi, che ha soprannominato fuoco e ghiaccio. Nel primo caso, fuoco, che è la visione più ottimistica, la Federal Reserve ritira gli stimoli per evitare che l'economia si surriscaldi troppo. In questo caso potrebbe avvenire una modesta e salutare correzione del 10% nello Standard & Poor's 500, così hanno scritto gli analisti di Morgan Stanley. Nel secondo scenario, quello ribassista, e che sta guadagnando sempre più terreno nel corso di questi ultimi giorni, la correzione sarebbe più brusca e quindi ghiaccio. Cosa sarà? Fuoco o ghiaccio? Non lo sappiamo, ha scritto Mike Wilson, ma lo scenario del ghiaccio sarebbe peggiore per i mercati e ci stiamo orientando in quella direzione. Chissà, magari hanno letto, sono grandi appassionati della serie sia dei romanzi sia della serie TV Il Trono di Spade, dato che lì non so se tu hai seguito, caro Lorenzo, ma si parla effettivamente sia di fuoco che di ghiaccio. Pensiamo, conclude la ricerca, la transizione di metà ciclo si concluderà con una correzione che raggiungerà finalmente lo Standard & Poor's 500. Se vuoi, puoi dire la tua in Sì, breve sullo Standard & Poor's 500, che poi ci sono qualche titolo che ci chiedono da casa e che anche tu porti in serbo. Lorenzo. già, come hai detto bene, ci sono, oggi si sono scontrate tante più negative. Ti dico anche che Questo è lo da un Standard & paio Poor's di. 500, quello che mostri. Sì, esatto, questo è sempre il future sull'SP e se dicono una correzione del 20% andremo sui massimi di un anno fa, a settembre 2020, 3.500-3.600. Tecnicamente è tutto possibile, anche un buon top degli anni del settembre, da cui poi appunto è partito di nuovo il trend rialzista. Certo, un 20% è tanto, ma è anche poco, bisogna capire in quanto tempo verrebbe distribuito questo 20% di correzione. Ti dico anche un'altra cosa: da un paio di giorni si è riattivato un account Twitter molto seguito che si chiama nome in codice Cassandra Sì. di Michael Burry. Se avete visto il film, appunto, le Big Short, Michael Burry, che aveva individuato il grande crollo dei mercati quando era appunto la crisi subprime. Ecco, si è riattivato lui stesso, e da un paio di giorni che inizia a dire e a scrivere appunto negatività, che lui vede negatività su tutto ciò che possa essere sia l'inflazione sia la crisi possibile immobiliare in Cina, che verrebbe a ripercuotersi secondo lui in America. Diciamo che appunto la mia impressione è che appena i mercati correggono un po' più del normale si riattivano queste voci di negatività, la quale però a mio avviso per adesso sono semplicemente delle provocazioni. Ma tecnicamente io ancora non credo in una vera storia ribassista di lungo periodo, comunque, questo per Ripeti dire la mia. il, no, il nome dell'account Twitter, che così lo mostriamo anche a casa. Allora, il nickname è Cassandra. Cassandra. Sì, Michael J. Burry. Vediamo E se lo hanno fatto troviamo anche il al film volo. su di lui. Sì. Sì. Beh, insomma, adesso poi la cerco con calma, perché oggi con i Twitter, motori sì. di ricerca non siamo fortunatissimi, quindi Ah, lo vado a ok. cercare tra poco, ma intanto ce lo siamo segnati. Lo metto io se volete farlo vedere, eccolo qua.
Oh, eccolo qua, perfetto, perfetto, perfetto. E questo, insomma, che è un'ulteriore notizia, insomma, che se vogliamo possiamo tenere in considerazione come fonte, quantomeno a livello di analisi e di statistiche sul mercato. Dicevamo di un po' di qualche titolo, insomma, su cui concentrarci. Vediamo, restando in qualche modo in America, la situazione di Alibaba, che oggi vedo sostanzialmente andare a testare un nuovo minimo che insomma rappresenta un doppio minimo di breve, ma poi se andiamo a vedere nel lungo periodo si tratta di valori già segnati sia nel 2019, più volte nel 2019 e poi rotti al ribasso anche nel 2018. Hai detto bene, in questo Eccoci. strumento continua a soffrire una brutta apertura proprio sui minimi del mese di agosto e probabilmente, qui è un grafico settimanale, si vedono benissimo altri due supporti, 148 e 130. Oggi lo resuscito, diciamo, questo titolo perché Alzati e comunque cammina, quindi. perché sì, no, resuscito dalle analisi, non tanto appunto per un long, no, per un long no, però è appunto interessante notare che l'ultima fase di ribasso ha visto un incremento di volumi più alti di quelli dei minimi di dicembre 2018, da cui naturalmente non era la stessa Alibaba di oggi. Alibaba che è stato costretto adesso a cedere una parte del controllo di Alipay, che è una controllata che riguarda i finanziamenti e i pagamenti del gruppo proprio al Partito Comunista. Quindi il titolo deve reagire, ma anche la società, io penso che dovrà reagire per farsi riaccettare dalla comunità. In questo momento, però, appunto, la view negativa si rafforza. Quindi, per me, se dovesse presentarsi l'occasione di vederlo tra i 135 dollari e i 130, a mio avviso è un buy importante anche per, sai, quei buy che magari si possono anche tenere alcuni mesi, se non anni, in portafoglio, perché l'azienda comunque è ancora quella che è. Quindi questo ribasso non è dovuto a una crisi aziendale interna, ma a una situazione politica un po' che ha un po' dato fastidio, ma che sicuramente si risolverà. Quindi 135, a mio avviso, diventa un interessante prezzo. Lo ripeto perché proprio stamattina ho trovato un paio di mail di persone che mi scrivevano appunto su Alibaba a questi prezzi di volerlo comprare. Beh, secondo me, invece, si può richiedere ancora un prezzo migliore al mercato. Ci sono altri amici che ti stanno scrivendo per avere qualche informazione. Allora, intanto c'è Luciano, che salutiamo, e che ti chiede un parere su Enel. L'abbiamo analizzato tante volte, ma ci torniamo perché comunque è stato protagonista di un movimento, insomma, ribassista piuttosto forte, e non dico inatteso, ma insomma talmente ampio che comunque ha fatto parlare di sé e ha trascinato giù anche il FTSE MIB in quelle sedute, insomma, dove appunto Enel ha perso oltre il 5%. Vuoi anche per le operazioni del governo spagnolo e chissà che anche l'Italia si muova in quella direzione. Quale direzione direte voi? Quella che in qualche modo cercherà di frenare le bollette, l'aumento delle bollette di gas e luce a partire da ottobre. Dicevo di nella domanda di Luciano è un supporto eventualmente dove poter entrare in una seduta, quella di oggi, che vede un meno 1,85% a 6,83 euro ad azione. Lorenzo. Sì, Enel soffre, si soffre anche per le negative prospettive che potrebbero esserci, che potrebbero prendere esempio dal governo spagnolo in Italia o anche in altri paesi dove magari appunto Enel sta iniziando a muoversi. Quindi è importante capire, che questa negatività forte potrebbe non essere, ricoperta con un rimbalzo. Quindi sì, c'è attrazione sicuramente su un prezzo di 6,80 perché l'abbiamo vista a novembre 2020, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare che probabilmente il rimbalzo che tutti si aspettano potrebbe essere deludente.
un supporto. Non è facile, questo è sempre un grafico weekly, dal grafico weekly verrebbe da dire 5,80, ma significa un altro euro di correzione, che è tanto. Se invece, ecco, volessimo andare in una view un po' più di breve, io gli direi all'utente di valutare innanzitutto un acquisto sulla forza, quindi vediamo un attimo se il prezzo riesce a recuperare la soglia psicologica dei 7 euro, se riesce a creare magari un pullback sul 7 euro, quindi immaginiamo quindi un trend che risale, magari arriva a 7,10, poi ritorna verso 7, ecco, in quel caso, con tanta pazienza sicuramente, però in quel caso abbiamo magari appunto un minimo di reazione da parte di Enel che potrebbe dirci va bene, proviamo l'acquisto, mettiamo uno stop sul minimo e facciamo in modo che magari il mercato possa finalmente digerire questa fase. Probabilmente un 7,50 potrebbe farlo, però ripeto, bisogna che vengano ad unirsi una serie di condizioni che attualmente non vedo, quindi non mi affretterei assolutamente nella ricerca di un buy su Enel, piuttosto magari andrei a cercare un buy su qualche altro strumento. Attualmente, ecco, non lo vedo tra i miei preferiti nella watchlist. Un saluto anche a Roberto, che ci mette sul tavolo un altro tema, e cioè il fatto che oggi in particolare il settore aereo europeo è sostanzialmente, lui usa un'espressione efficace, che è esplosivo long, mentre quello americano è leggermente negativo, ci fa notare questa cosa qui, e ci chiede insomma se ci siamo fatti un'idea sui motivi. Ovvio che la notizia degli Stati Uniti che riaprono ai viaggiatori vaccinati dell'Unione Europea e Gran Bretagna potrebbe in qualche modo restituire un po' di ossigeno oggi o comunque nei prossimi giorni, perché si tratta comunque di un annuncio importante. Il nostro amico ha Lufthansa in portafogli, che ci chiede spesso, e quindi insomma lui sta molto attento insomma alle dinamiche del settore del trasporto aereo europeo. E non soltanto, c'è anche il settore, insomma, la compagnia svizzera che oggi guadagna il 4,4%, Lufthansa attorno al 6%, poi vedo che insomma anche AstraZeneca guadagna il 4,6%. Comunque sì, insomma, tornando a te Lorenzo, hai notato anche tu questa cosa e hai provato a darti una spiegazione? No, no, perché non era un settore che seguivo. Te l'ho chiesto, ma consapevole del fatto che poteva anche esserci una risposta negativa, però ce la segniamo questo aspetto e magari lo analizziamo poi nel corso della settimana, esatto. Con un Eugenio Sartorelli, mi viene in mente, o con chi o chi per lui. Abbiamo già analizzato l'andamento di Lufthansa oggi. Ti chiedo allora, Lorenzo, perché poi ne abbiamo anche altri in programma, altri asset da analizzare. Andiamo ad analizzare TOTS, se per te va bene, che ci chiede Fabrizio. TOTS, di cui si parla tanto, insomma, non solo per l'ingresso di Chiara Ferragni. A proposito, Lorenzo, la guarderai la serie TV Ferragnez, perché insomma sbarca su, credo, Amazon la serie TV Ferragnez dedicata alla vita quotidiana familiare di Chiara Ferragni e Fedez. Io non sono amante di questo tipo di diciamo di show, di entertainment, però magari mia moglie sì, e quindi in qualche modo saremo costretti a vederla, però... Ok, mi piace il saremo plurale che utilizzi a parte le battute, dai. TOTS, dicevamo, TOTS. Oggi abbiamo un meno 1,59%, 44,58 euro ad azione. Esatto, continua la fase di correzione che avevamo già visto, mi pare, con te anche la settimana scorsa, proprio in merito anche alla notizia di Safilo, e che l'avevamo raffrontato. Guarda, tecnicamente su un grafico daily vedo possibile anche ancora un ritorno intorno ai 40 euro, base da cui poi era ripartito, anzi c'era un altro gap ancora a 35, però... 40 euro significa un altro meno 10% rispetto ai prezzi attuali. In una view di mercato che va a correggere ci sta benissimo. Invece per chi magari
ha un po' più fretta nell'ingresso. È interessante da comunque la candela di oggi, che sembra appunto iniziare a reagire. Se notiamo, ecco, c'è questa specie di pimbar, anche se ancora ha un corpo negativo, se verrà a formarsi domani magari un'altra candela verde, potrebbe essere appunto una formazione di rimbalzo, e quindi una positività, una serie di candlestick che potrebbero denominare un pattern rialzista. Vediamo un po' come si configurano. E direi che anche qui si potrebbe fare il discorso di Enel, cioè entrare sulla forza, perché queste correzioni sono importanti. Le reazioni qui bene o male ci sono state, però le reazioni con il pullback sono utili per noi trader, perché ci danno un punto di exit, di stop ben chiaro. Quindi direi che per chi vuole valutare un trade di più breve, vediamo domani. Se domani è una candela verde e di forza, possibilmente se riuscissi anche ad andare sopra 46, da lì io partirei con un long e stop quindi sul minimo di oggi 43,5, entrata a 46, e possibilmente si potrebbe anche chiedere al mercato di arrivare intorno ai 50, forse anche 52. Ecco, però bisogna studiare questa forza. Ok, prima mentre... l'hai... sì, dimmi. No, ok, credevo avessi esaurito il... Sì, volevo riprendere Safilo, perché visto che c'è... Sì, come no. Chiara in comune. Poi oggi questa... comunque Safilo ha fatto parlare di sé, perché ha annunciato di rinunciare al palladio, che è un materiale fin qui utilizzato per la montatura della sua linea eyewear, per utilizzare una lega, insomma, innovativa, realizzato da una compagnia, a conferma, insomma, di una tendenza nel mercato a cercare di fare a meno, insomma, dei metalli industriali e preziosi, vedi anche il rame, insomma, perché considerati effettivamente troppo costosi. Oggi Safilo perde il 3,69%. Sì, dalla notizia di Chiara Ferragni con la sua linea di occhiali, comunque la correzione è andata forte, da 1,88 a 1,50, diciamo, nel 51. Un po' il settore della moda, o comunque legato alla moda, potrebbe quindi in questo caso cercare anche qui una zona, ma io direi che potrebbe anche cercare una tranquillità del mercato finanziario, perché la tranquillità del mercato finanziario riprende, gli permette agli investitori di posizionarsi con più calma su quei titoli che magari vivono appunto forti oscillazioni, come appunto quelli del settore della moda. 1,51 è un prezzo interessante, perché l'abbiamo vista ad agosto, da cui ha costruito una decina di candele laterali, da cui poi è ripartito, ed è anche un prezzo superiore all'open, diciamo, di luglio. Quindi questo prezzo, a mio avviso, è un buon punto di equilibrio. Anche qui però mi muoverei sulla forza. In questa fase di mercato meglio essere più cauti. Quindi vediamo un po' la reazione del mercato domani o dopodomani, e appena si costruirà un pattern rialzista di candlestick, lì magari appunto cercheremo l'ingresso. Io non, come ben puoi capire, non vado short sui titoli azionari, ma cerco sempre solo dei long. Prima di chiaro, prima di salutarci, Lorenzo, ti chiederei una view anche sul gold, perché al di là del fatto che ce lo chiede un amico, ce lo chiedeva in realtà nel blocco precedente, ma insomma lo recuperiamo, in particolare Vittorio, che saluto, e poi perché comunque oggi, come abbiamo visto, in una seduta dove è tutto fortemente short, è tutto molto pesante, insomma, tutto all'insegna delle vendite, beh, insomma, il mercato si sta concentrando sugli acquisti proprio sull'oro, mattinata e anche il primo pomeriggio in realtà molto, in maniera molto modesta, timida, più 0,2, più 0,3, adesso guadagna lo 0,6 e si è portato sopra i 1760 dollari l'oncia, ed era reduce da una discesa piuttosto importante fino a dei minimi a 1742 dollari l'oncia. E allora, Lorenzo, come vedi l'oro da qui ai prossimi giorni? Oggi sono bullish sull'oro, e ti dico perché. Sto disegnando qui
tre, una pare, vabbè, anche io mi sono pappinato oggi. Tre trend line interessanti perché, guarda, questa è un'impostazione H1, quindi prettamente importante Ok, per il breve allora, periodo. sì. Minimo 21 settembre, volumi alti, minimo 21 settembre, ore 16, volumi alti, minimo, no, scusa, 21 settembre, scusa, 16 settembre, 17 settembre e oggi, 20 settembre, ovvero stanotte, minimo più basso degli altri, ma senza volumi. Quindi, a mio avviso, questa notte qui hanno ricercato di buttare fuori gli ultimi stop loss per chi fa intraday, per chi si era messo long sui minimi visti nei giorni precedenti e sta reagendo. Ma potrebbe essere ancora una reazione molto più interessante perché, ancora una volta, siamo sui massimi di giorno 17 con volumi abbastanza importanti, abbastanza alti. Quindi, a mio avviso, sta iniziando una specie di accumulazione che è vedrebbe per me un ritorno dei prezzi a 1799, 1800, ex valore da cui, appunto, essendo anche un valore tondo, risveglierebbe un grande interesse su questo metallo prezioso. Quindi la mia view è assolutamente rialzista nel breve, probabilmente se questo breakout sarà confermato possibilmente oggi o al massimo domani, 1.800 li vedo anche in settimana. Grazie a Lorenzo Sentino, we-trading.eu per seguire la sua attività e la sua operatività da vicino. Ci risentiamo presto, Lorenzo, buon lavoro. Grazie a tutti, buon lavoro e buona settimana.